Il Carpi, che si presenta al posticipo di lunedì sera, è una squadra reduce dalla vittoria sull'Entella per 2-1, che ha ridato un po' di entusiasmo e convinzione alla squadra di Castori, che sembra però non poter ancora recitare quel ruolo di favorita che tutti gli affibbiavano alla vigilia dell'inizio di questo campionato. La partenza in attacco di un terminale come Jerry Mbakogu si è fatta sentire, e i pur bravi Lasagna e Catellani per adesso non sembrano in grado di poter compensare questa mancanza, perlomeno in zona gol. Negli altri reparti ci sono molte conferme rispetto alla squadra che è retrocessa dalla Serie A. Tutti a disposizione nel 4-4-1-1. Davanti a Colombi ci saranno Struna e Letizia come terzini, con Gagliolo e Blanchard in lotta per una maglia al centro della difesa, a fianco di Romagnoli. A centrocampo confermati i quattro di sabato scorso, con, da destra a sinistra, Pasciuti, Bianco, Crimi e Di Gaudio. Quindi Lollo, che agirà alle spalle di Lasagna. In caso però di passaggio al 4-4-2 con l'inserimento in attacco di Catellani, lo stesso Lollo arretrerà qualche metro per giocare vicino a Bianco con l'uscita di Crimi.